Oh, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, la seconda parte del meglio del 2021. Iniziamo. 32esimo posto per questo qua vi sorprenderà, scommetto, per Il potere del cane, film drammaticamente sopravvalutato, bel film però, con una confezione, una presentazione ineccepibile, davvero good soup. È un film che tratta di questa storia ambientata nel West, di questo cowboy molto mascolino, molto anche maschilista, che alla fine, con l'evolversi della trama, si scoprirà avere un rapporto che lui stesso cercherà di sotterrare, perché il suo rapporto con quest'altro uomo non è esplicitato, non è mai mostrato con la regia perfetta quasi di Jane Campion, ma segue lo spettatore come una sensazione. Cioè, tu sei portato a pensare che questi due abbiano un rapporto, ma che non si esplicita mai neanche nel corso della trama. È infatti anche una sensazione che segue gli stessi protagonisti, senza che mai riescano ad esplicitare il loro amore. Per quanto abbia una fotografia splendida, come anche una regia davvero davvero di grande maestria, un Benedict Cumberbatch fantastico nella sua parte, praticamente il film lo regge quasi da solo, ha una trama, ha una sceneggiatura che si perde proprio per tre quarti di film. Io non sapevo dove volesse andare a parare. L'ultimo quarto invece è molto ben fatto, è molto bello. Se fosse stato tutto il film come quell'ultimo quarto di pellicola, sarebbe stato davvero un grandissimo film, ma non lo è. 31esimo posto per Leave No Traces di Jane P. Matuszynski, altro film visto a Venezia, altro film che mi ha colpito, molto bello, di 2 ore e 50, che sono una durata eccessiva. Quest'opera d'esordio che è molto bella, è molto attuale, la possiamo ricondurre al caso Stefano Cucchi. Il tema è quello: c'è un ragazzo leggermente alticcio che viene beccato dalla polizia, non ha i documenti e viene portato in centrale e picchiato drammaticamente fino alla morte con questi poliziotti che dicono: picchiato nella pancia perché non lascerete traccia. È un film molto drammatico che ci dovrebbe far riflettere su dove siamo arrivati, purtroppo, e il film cerca di lasciare le tracce di questo retaggio culturale, di questo retaggio sociale più che altro che ci ha lasciato questo drammatico episodio. Questi poliziotti uccidono questa persona per cosa? Perché non ha il documento. Ma vogliamo renderci conto dove siamo arrivati? Cioè, è un film che dovrebbe farci riflettere molto e che ci fa riflettere molto, però che viene confezionato in una maniera troppo estesa, secondo me, perché 2 ore e 50 sono anche una bella durata importante, fin troppo. Infatti un po' mi ci sono annoiato. Adesso passiamo all'altro cartone animato della Pixar di quest'anno, ovvero Soul di Pete Docter, se non sbaglio. Mi è piaciuto davvero davvero tantissimo questo Soul. Per quanto non sia un capolavoro, secondo me è uno dei migliori film della Pixar. L'unico difetto grosso di questo film è il suo essere difficilmente fruibile per un pubblico di bambini piccoli piccoli, perché è un film troppo complesso per dei bambini piccoli piccoli. Questo Soul è molto bello, parla di musica, parla di jazz, ma parla soprattutto di morte. Parla di ciò che c'è oltre dal di là, parla di questo Nostos, di questo protagonista che è un musicista jazz che deve fare un concerto molto importante, ma che ha un incidente figurativo alla fine, che lo manderà dal creatore e inizierà tutto il suo viaggio alla ricerca di un suo posto, non nella vita, ma nella morte. Un film splendido, veramente folgorante, bellissimo. Mi ha divertito, ma mi ha fatto un sacco riflettere. Guardatelo anche voi, è su Disney Plus. Ma anche al 29esimo posto c'è un altro documentario, sempre visto a Venezia, ovvero Django in Django. L'ho già recensito, non mi soffermerò più di tanto. Un bellissimo documentario. È in realtà un tributo al cinema italiano degli anni 60, in particolare a Sergio Corbucci. Sergio Corbucci è il regista che verrà omaggiato da Tarantino, Franco Nero, Ruggero Deodato, tre grandissimi del cinema, ed è un film che mi è piaciuto molto, mi ha divertito e insomma è bellissimo. E guardatelo perché oltre a farvi
pensare, oltre a farvi svagare, vi farà molto divertire, perché i tre personaggi che agiscono sono molto ironici, fra l'altro, ed è molto bello vederli. Il 28esimo posto va a un film molto bello, di cui però si è sentito poco parlare. È uscito su Mubi, era uscito mi pare ad agosto, se non sbaglio, ed è Shiva Baby, commedia nera, divertentissima, quasi un film horror, di questa ragazza ebrea che deve partecipare a uno Shiva, ovvero a una festa tradizionale ebraica, e verrà perseguitata dai numerosi personaggi che agiranno, alcuni interni alla sua famiglia, altri no. Ed è quasi una commedia un pochino alla Woody Allen, per quanto lo stile sia diverso. Tende a virare verso l'horror, però è molto ben fatto, è un film molto divertente, molto arguto, intelligente, pungente, che i suoi 77 minuti, un'ora e 10, un'ora e un quarto, li consuma tutti in questo Shiva. Quindi è un film che è ambientato in tempo reale. Ah, qua ci divertiamo, 27esimo posto per The Truffle Hunters. L'ho amato innanzitutto perché è ambientato nelle nostre terre, nel Monferrato. Si va da Agliano a Montaldo Scarampi, Nizza, Canelli, Alba, le Langhe, specialmente le Langhe, ed è quasi tutto parlato in piemontese. Il grande difetto di questo film è non avere i sottotitoli. È parlato in piemontese strettissimo, infatti se non lo capissi il piemontese non ci avrei capito niente del film, perché sono veramente rare le parole in italiano. Efficacissima la rappresentazione del vecchietto medio piemontese, ovvero irascibile, che bestemmia un sacco, però è un film divertentissimo che parla di questi cacciatori di tartufi, di quanto sia un lavoro bellissimo andare a caccia, diciamo, di tartufi. C'è tutta la parentesi dedicata a non svelare mai i propri segreti, neanche a chi cerca di estorcerli. È generalmente un film allegro, felice, con una bellissima regia, con una bellissima fotografia, con un comparto tecnico davvero davvero ben fatto, per quanto sia un film artigianale che dura poco, molto scarno, molto quadrato, lunghe inquadrature fisse di questi qua che parlano, poi c'è, insomma, si vedono delle vicissitudini, alcune anche vere, lo so per certo appunto, di questi uomini che vanno a caccia dei tartufi, le mogli che non vogliono che loro vadano, l'altro che vuole insegnare il mestiere al figlio, invece l'altro che ancora non ha figli e che quindi vuole lasciare per iscritte le sue memorie utilizzando una vecchia macchina da scrivere. È un film delizioso, davvero spettacolare, che purtroppo è stato distribuito pochissimo. Last Night in Soho, al 26esimo posto, il nuovo film di Edgar Wright, per me è stato bellissimo. La fotografia però secondo me rimane il pregio più importante del film. La fotografia è bellissima, colori al neon, luci strane, questo blu e questo rosso che la fanno da padrone, ed è un film girato benissimo, con una regia maturissima, sapiente, precisa, piani sequenza costruiti in maniera impeccabile. Insomma, non un capolavoro, ma un film bellissimo, diverte e fa anche riflettere, ed è girato davvero davvero impeccabilmente. 25esimo posto per No Time to Die, l'ultimo film di 007. Ve lo aspettavate più in basso? No, invece è in alto, perché io l'ho amato, l'ho adorato questo film, a parte che lo aspettavo con tutto me stesso, era da 2 anni ormai che continuavano a rimandarlo ininterrottamente, ed è un epilogo degno, meritato per la miglior saga, per il miglior nucleo di Bond, ovvero quello di Daniel Craig, che per me continua a essere il miglior 007 di tutti, e secondo me è girato per essere un film di 007 in maniera fantastica. Questo No Time to Die è un film anch'esso grande, ampio, lungo, 2 ore e 50 che sembravano 1 ora e 20, non mi ha pesato affatto. È un film con un ritmo veloce, spigliato, mai noioso, che non si perde da nessuna parte, racconta la sua storia come doveva raccontarla e termina con un epilogo inaspettato, fotografia meravigliosa, regia meravigliosa, Daniel Craig e gli altri attori sono sempre molto bravi, in un film che nel complesso mi ha donato tante emozioni,
mi è piaciuto davvero, davvero tanto. The Father, interpretato da due grandiosi, spettacolari, sublimi, Olivia Colman e Anthony Hopkins, in un film complesso, molto organizzativo, molto matematico nella sua costruzione, che perderà la sua organizzazione del costrutto narrativo nella sua seconda parte barra terzo atto, che sarà un lento perdersi nella psiche di quest'uomo, nella psiche che si sta sciogliendo, nella psiche che si sta autodistruggendo, nell'anima che si autocomprime in se stessa per poi esplodere, di questo personaggio architettato benissimo, come appunto quello lì di Anthony Hopkins. È una storia sulla vecchiaia, ma ha il difetto di essere leggermente patinata per essere una storia sulla vecchiaia, appunto. È una sceneggiatura scritta benissimo. E il montaggio è fenomenale, specialmente nella fine, e il fatto di far perdere lo spettatore all'interno di questa mente malata, afflitta dalla demenza senile, vecchia e ormai vicina allo spegnersi, è un'idea quasi geniale. Al 23° posto ho voluto mettere invece un film fantasy di David Lowery, che si intitola The Green Knight, adattato da un poema anonimo cavalleresco, che si chiama appunto Sir Gawain e il Cavaliere Verde, ed è un film di quei classici film che puntano tutto sul lato tecnico, quindi una regia perfetta, una fotografia perfetta, grandiosa, fra le migliori dell'anno, e una sceneggiatura chiaramente non da Oscar, ecco, non sublime, è un po' piattina, è un pochino, insomma, semplice semplice. Però è un ottimo film e questo Il Cavaliere Verde, nonostante mi aspettassi ancora un po' di più dal punto di vista della sceneggiatura, è un film magnifico. 22° posto per l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, adattamento del libro di Frank P. Herbert, remake dell'omonimo film di David Lynch, ed è un film perfetto, freddo ma perfetto. Laddove il film di David Lynch era bruttino, innegabilmente brutto quel film è, lo dice anche lo stesso regista, è un film brutto, però in quel film là c'era un po' più di cuore rispetto a questo Dune. Sebbene il Dune del 2021 di Villeneuve sia anni luce avanti, sia molto meglio, è un film bellissimo, però l'ho notato un pochino freddino ancora. La regia è maestosa, le inquadrature sono splendide, che va a creare questo Denis Villeneuve, un regista anche lui capacissimo, con un sacco di esperienza alle spalle. E ha anch'esso un lato tecnico fenomenale, che adatta solo la prima parte del romanzo. Se volete approfondire il mio giudizio, andatevi a vedere la recensione, l'ho fatta, e nel complesso è un film davvero, davvero molto, molto bello. Passiamo alla 21esima posizione, che ho voluto assegnare a Madres Paralelas, un dramma di Pedro Almodóvar presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con una grandissima Penélope Cruz. Ed è anche questo un film molto molto bello, un film girato benissimo con una buona fotografia, una regia che certo non sarà da Oscar, e ce ne sono state di migliori quest'anno, ma che comunque è molto buona. Ma il punto cardine di questo film, il punto forte, è la sceneggiatura. Sceneggiatura bellissima, scritta da un Almodovar in piena forma, che tratta di appunto maternità parallele, gravidanze parallele. Perché il film è un pochino prevedibilotto, però nel senso, se non si riescono ad intuire i colpi di scena, alla fine è abbastanza sconvolgente. Che poi il film si intreccia, è molto politico, si intreccia anche con la questione dei desaparecidos, mi pare, con la dittatura in Francia. Film davvero fenomenale, mi è piaciuto un sacco, un film che ti prende, un film coinvolgente e anche sconvolgente. Però l'unico difetto è un pochino prevedibile. La 20esima posizione va invece a The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson, dove avevamo una buonissima sceneggiatura in Madres Paralelas, qua abbiamo un ottimo
lato tecnico, che si mangia la sceneggiatura, che chiaramente è piuttosto debole in questo film. The French Dispatch parla appunto dell'omonimo French Dispatch, un inserto culturale che riguarda tutte le questioni di umano interesse, quindi si va dal cinema, dalla fotografia, fino all'arte culinaria, alla cucina, per dirne due. Questo film narra dell'ultimo numero di questo giornale. Ultimo numero perché? Perché il suo direttore muore e nel testamento lascia che dopo la sua morte vorrebbe abolire, vorrebbe eliminare, togliere da tutti i giornali il French Dispatch. Il film racconta proprio il giornale. Oltre ad essere un atto d'amore al giornalismo, è un film molto malinconico, molto bello, a parte che è girato splendidamente bene, se non fosse che ha una sceneggiatura un po' debole, è un po' claudicante in certe parti ed è generalmente un film molto 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 bello. Nomadland è al 19° posto, ve lo aspettavate più in alto? No, è qua in basso, o almeno più in basso rispetto agli altri film. È un film umano, è un film dolce, è un film tenero, che promuove la mobilità, promuove il concetto di come la terra sia la nostra vera casa, non le quattro pareti che ci circondano, sul nomadismo umano, su quanto sia importante promuovere questa cultura, oltre ad avere una regia bellissima, una fotografia altrettanto bella e una Frances McDormand grandiosa, è un film di un'umanità difficilmente reperibile. Sono i temi che mi hanno fatto piacere. Andatelo a vedere perché è un film da cui dovremmo imparare molto, è un film che ci fa riflettere molto, è un film che ci insegna molto. Il mio amore Woody Allen, uno dei più grandi registi della storia, è al 18° posto con il suo Rifkin's Festival, un film divertentissimo, una pellicola davvero bellissima anche questa, non è un capolavoro forse, ma ha un posto speciale e l'apprezzo più di altri film, ed è la storia di questo critico cinematografico che si reca al Film Festival di San Sebastian in Spagna con la sua moglie, anch'essa giornalista, e sospetta che la moglie abbia un flirt con un regista particolarmente presuntuoso, particolarmente pretenzioso, che intende cessare la guerra in Iran con il suo prossimo film, ed è, siamo davanti al classico Woody Allen. Appena l'avrò rivisto, fra l'altro lo trovate anche su Amazon, quindi andate a vedere perché Woody Allen si merita sempre una guardata. E passiamo alla 17ª posizione, ed è di Acque tiepide di primavera, un dramma cinese di Xiao Gang Gu, che è l'epopea della famiglia Yu. È un film molto importante per capire anche gli usi e i costumi della popolazione cinese. A parte che abbiamo una fotografia grandiosa e una regia grandiosa di questo Xiao Gang Gu, che non ha mai studiato regia e che è un esordiente, quindi non vedo l'ora di vedere altri suoi film. Piani sequenza lunghissimi di 10 minuti, in movimento, inquadrature lunghe, inquadrature corte, bellissima la regia. E è un dramma che racconta la sua famiglia e che si dividerà in tante commedie e tante tragedie appunto domestiche. Ci vediamo alla terza parte di questo video. Sì, tutto.